Questa nostra puntata di comunità, personaggi e territori si articola in due tappe. La prima dedicata ad una interessante iniziativa con Pino Aprile e detenuti della Casa Circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi. È il primo incontro promosso dal Caffè Letterario, coordinato da Gelsomina Monteverde, con il sostegno e le competenze di molti volontari e la partecipazione attiva di alcuni detenuti che si sono cimentati in canti e letture. Presenti per il primo incontro di Caffè Letterario. Oggi prende vita un progetto importante, ideato da chi spera che, grazie al proprio operato, potrà contribuire a dare un po' di sollievo a chi si è smarrito e fatica a vedere quella magica luce che può far ritornare voglia di scegliere in cosa sperare, credere e sognare. Oggi nasce un motivo in più per non dimenticare che nella vita non si è mai da soli. Ogni giorno venendo qui si entra in contatto con persone che hanno sbagliato, ma nei cui occhi riesce a leggere la voglia di fare e di riscattarsi. Sono ragazzi che hanno voglia di imparare dai loro errori, di cambiare vita e ripartire da zero. In questi mesi che ho trascorso qui a svolgere attività, ho vissuto momenti molto emozionanti, come quando ho assistito alla scarcerazione di un detenuto. Vedere questo ragazzo respirare aria di libertà, pieno di entusiasmo e pronto a ricostruirsi un futuro, mi ha colpito con un inaspettato senso di gioia e leggerezza. Ed è grazie ad uno scambio reciproco e costante con chi è ospitato nella struttura che ho raggiunto la consapevolezza che nella vita c'è sempre una seconda chance, una possibilità di riscatto. Come l'araba fenice rinasce dalle proprie ceneri, anche chi ha commesso errori può rinascere e ricostruire il proprio futuro. La mia sfida è quella di creare degli spazi e delle occasioni per incentivare la pratica della lettura, visti i suoi benefici concreti e la possibilità di utilizzarla come ausilio per accompagnare un percorso di rieducazione. La finalità primaria di questa iniziativa è suscitare l'amore e l'interesse per la cultura, da riconoscere come un bene per la persona e come valore sociale e civile. Il Caffè Letterario dovrà diventare un centro di incontro e di aggregazione per i detenuti coinvolti, un luogo dal quale si promuoverà la crescita umana, sociale e civile. Una volta c'era un regno, una volta c'era un sogno, c'era l'arte e la cultura, la ricchezza e la storia, la ricchezza e la storia. Ma a qualcuno non bastava, c'era chi di più voleva, si chiedeva libertà, ma con quanta ingenuità, ma con quanta ingenuità. Venne fatta una promessa e represso ogni sommossa. Non esisterà mai più la parola schiavitù. E la gente si infiammò e un altro re acclamò. Ma non ci fu libertà e sparì la dignità. E sparì la dignità. Ma dove sono le ricchezze che non abbiamo più? Qualcuno disse, distruggete tutto quanto laggiù. Tutto andrebbe riscritto. Tutto andrebbe rifatto per spiegare davvero la verità. Altro che liberazione, fu una colonizzazione e da allora un ricco stato diventò il sud arretrato. Diventò il sud arretrato. Ecco allora il gran rimorso di quel popolo che ha perso storia, arte e cultura. Ora c'è solo paura. Ora c'è solo paura. Ma che gran reputazione, ma che bella soddisfazione. Era il regno dei primati e ora siamo declassati. Ora siamo declassati. Aumentarono le tasse e sparirono le casse. Quante fabbriche rubate, quante terre confiscate. Quante terre confiscate, cancellarono lo Stato e una grande capitale e alla fine hanno creato e così ci hanno lasciato la questione meridionale. Cancellarono uno Stato e una grande capitale e alla fine hanno creato e così ci hanno lasciato la questione meridionale.
c'è chi vorrebbe credessimo ancora alla versione ufficiale della storia, quella raccontata dai libri di scuola, quella delle geste eroiche di patrioti senza macchia, che ci regalarono una sola bandiera e una sola Italia. Ma chi è onesto intellettualmente vuole conoscere cosa fecero alla mia gente 150 anni fa, quando l'ordine era atterrite questa popolazione. Il nonno di mio padre era brigante come Carmine Crocco e Ninconanco, e sua la testa muzza che financa. Sopra i libri di storia hanno stampato rubava ai ricchi per dare ai cafoni, e per questo gli tagliarono i coglioni. Per lui la questione meridionale non è stato certo un buon affare. Il nonno di mio padre era bracciante, disoccupato e un morto di fame. Un giorno fu preso a lavorare nel tavaliere come stagionale. Non sapeva che si era scioperato e per questo si trovò morto ammazzato. Per lui la questione meridionale non è stato certo un buon affare. Il padre di mio padre non aveva nemmeno terra dove lavorare. Allora decise di occupare un po' di terra incolta nell'acqua. Ma un poliziotto con la sua bicicletta, camionetta gli fece a pezzi la sua bicicletta. Per lui la questione meridionale non è stato davvero un buon affare. Mio padre infine è stato un emigrante, io dico è stato perché non c'è più. Non voglio ricordare come fu, a voi non interessa, ma a me fa male. Non so neppure dove è seppellito, perché non scrisse più dopo partito. Per lui la questione del meridionale non è stato certo un buon affare. Conosco invece un tizio, un professore, che studiato con cura la questione del mezzogiorno, in breve è diventato un grosso personaggio, un deputato. Dirige enti, corsi e scuole d'arte, e gli entrano quartieri da ogni parte. Per lui la questione meridionale è stato certamente un buon affare. Noi che ci hanno detto che le note sono 7, noi che ci hanno vietato le altre note maledette, noi che arriviamo da formule di streghe, teoremi di Pitagora, principi di Archimede, noi con quella musica che nasce da una terra che in tutta la sua storia non ha fatto mai la guerra, noi con i fratelli scesi giù dal settentrione che ci hanno liberato per formare una nazione, noi sotto lo stesso tricolore, dalle Alpi fino al mare, ma se diventiamo una questione, la questione meridionale. 150 la gallina canta, lassa la cantà, ca se vuole marità. 150 la gallina canta, lasciala cantare, che si vuole maritare. Noi con i sentimenti di un esercito allo sbando, noi con i trafficanti di canzoni di contrabbando, noi per raccontare con la scusa di una festa le storie e le leggende di una terra di conquista. Noi in questa Italia dove le città sono piene di piazze Cavour e corsi Vittorio Emanuele. Noi che conosciamo a memoria la canzone Perché cambiare la storia, ma restiamo meridione. Noi sotto lo stesso tricolore, dalle Alpi fino al mare, ma se diventiamo una questione, la questione è meridionale. 150 la gallina canta, lassala cantare, ca se vuole marità. 150 la gallina canta, lasciala cantare, ca si vuole maritare. Noi con la bugia di una storia scritta male, noi in fondo alla teoria della questione meridionale, noi per ricordare che sono 150 anni che il Sud va per il mondo insieme a tutti i suoi migranti. Noi con la canzone dei briganti che la storia ha fatto fuori, ma se questa musica va avanti è perché i briganti siamo noi.
vita è tamburo, sa che sta musica sa da cagna, si fa brigante facimma paura, e sta scoppetta un'imma canta, e sta scoppetta un'imma canta. Chiamati briganti, ma noi volevamo solo giustizia. Ci hanno chiamato briganti, ma noi volevamo solo la pace. Ci hanno chiamato briganti e stavamo solo difendendo i nostri figli. Ci hanno chiamato briganti e ci hanno fatto soldati. Ci hanno chiamato briganti e ci hanno uccisi tutti. Ci hanno chiamato briganti e amavamo il sole. Ci hanno chiamato briganti e ci hanno fatto partire, ci hanno chiamato briganti e ci hanno strappato l'anima, ci hanno chiamato i briganti mentre loro erano i santi. Prima di leggere questa poesia volevo chiedere ai miei compagni un applauso per la dottoressa che ci ha proprio sopportato. Allora. Disperato era un paese, maritato con 5 creature, lavoravo 30 giorni al mese, i mestieri faceva un zappatutto. Per mia non c'era mai festa e patuto avevo pure la fame. Notte e giorni mi raspavo la testa, cari figli non hai rubato. Aiuto hai cercato lo comune, ma dato non mi hanno manco speranza. E intanto vagabondi, capiti e mangiuni
insieme allo sindaco, si inchiano la panza. Governo tedesco benedetto, a migliaia a conquisti l'immigrato, a tutti ci dassi ogni diritto, e noi pecchisti ti siamo grati. Lo distacco dell'Italia fu assai duro, parti mucchini di tristezza, alla Germania tuammo lavoro, e presto arriva la contentezza. Governo italiano cosa tinta, di leggi tu inchi la gazzetta, ma chisto tu lo fai solo per finta, casino prima che non li rispetta. Alla Germania mi facessi migrare, lo treno pigliai solo su, e mo chi trovai buoni stari, governo italiano. Per entrare nella storia, nell'abile memoria dei futuri cittadini, spesso servono i quattrini. Non importa come fatti, se per merito o misfatto, l'importante è accumulare un patrimonio immobiliare che ti renda anche potente agli occhi della gente. Perché se non ti fai grande, ti ritengono un brigante. È su questo che io rifletto dopo aver letto e riletto la richiesta di Berardo Fatta o nobile Boiardo. E mi pongo il dubbio arcano che assillo il genere umano. La morale è una sola, o ha ragione anche Berardo Viola? Voi di certo non sapete di quanto chiese 100 monete ad un ricco e gran signore, perché vide il suo garzone che allungava la mano a rubare il biondo grano e di nascosto caricare 4 sacchi dal casale, giudicando questo fatto un gravissimo misfatto. La sua acuta intelligenza ruppe ogni reticenza, e Berardo era un brigante, ebbe un lampo fulminante e disse: ma se ruba anche il garzone, già pagato dal padrone, sarà legge o no? Per Dio che gli rubi pure io. Prima di essere fucilato come un uomo disperato, io non credo sia mandato a scuola, ma è scaltrissimo Berardo Viola. Ma il quesito è illuminante, proprio di chi ne sa tante. E rispondo: sì, Berardo hai ragione, ma è ritardo. Perché ricco se potente è persona molto intelligente, ma se non diventa grande è un terribile brigante. Stabilire ciò che è male è un'impresa colossale, quando c'è chi pranza e cena e chi ha il pane a malapena. Chiedo a voi gran professori, ai giuristi e ai signori, la morale è una sola, o ha ragione anche Berardo Viola? La risposta, ascoltatori, farà sudare molti dottori, della legge moralisti e anche a voi poveri cristi. Io mi affido alla coscienza e alla vostra intelligenza. Spuntano le valli ancora a testa dei briganti, e la caverna all'osi verdi della triste speranza. Vinto conserva un guanciale di vetro. Non si diventa terrore per l'attitudine, ma ogni volta che si nega la parità, tra cittadini uno stesso Stato, o fra paesi dell'Unione Europea. È la volontà che fa la differenza. Con Pino Aprile e il suo libro Terroni si è aperto il sipario del Caffè Letterario, promosso presso la Casa Circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi. A promuovere l'iniziativa Gelsomina Monteverde, che insieme alle volontarie e volontari hanno voluto aggiungere alle già interessanti attività della Casa Circondariale anche un elemento letterario, fatto soprattutto di confronto. Il primo appuntamento ha visto protagonista lo scrittore e giornalista Pino Aprile, da sempre impegnato a ridare al Sud motivi per rileggere la storia che ha portato all'unità d'Italia e ai tanti torti consumati a danno di un mezzogiorno sfruttato, umiliato, depredato. Sono un credulone, per cui fino a che non mi accorgo una Roma che è una spada in faccia, che mi stanno prendendo in giro, io credo a quello che mi dicono. Potete immaginare le trampate che ho preso. Qualcuno è stata così dura che non credevo che sarei riuscito a realizzarmi. Poi mi sono ricordato la lesione di mio padre, sono stato molto fortunato. Era facile per lui comprare i libri. Per 6 mesi a casa mia si mangiavano solo fave, ma mai 2 volte allo stesso modo, perché mia madre metteva la fantasia per cambiare
l'unica materia prima che avevamo, non ci siamo mai sentiti poveri, perché a casa c'erano i libri. E mio padre, per comprare i libri, usciva la mattina, passava per il mercato, piazza Marconi a Taranto, si portava una fetta di pane da casa e al mercato comprava due pomodori, e quello era il suo pasto. Però in fondo al mese, con quello che aveva risparmiato, ci comprava un libro. Io l'ho capito dopo che lezione era. Quei libri mi hanno aiutato quando a 17 anni c'era il serpente piumato, il brontosauro, dovevano inventare la bicicletta millennio scorso. Decisi di andarmene in giro per l'Europa in autostop, non c'avevo soldi, facevi lauretta, cameriera, le cose. E mio padre disse, no, tu sei scemo. Allora si diventava maggiorenne a 21 anni. Ve l'ho detto che era tanto tempo fa. E mio padre disse, ti mandi i carabinieri a prenderti. Disse, papà, io me ne rivado. E io ti rimando i carabinieri. E io me ne rivado. Quante volte te ne vai? Disse, papà, una volta in più di quelli che tu chiami carabinieri. Allora lui prese quelli che erano tutti i suoi risparmi, 5.000 lire, e me li dette, ci stai attento, perché avevo maturato quella decisione e la capacità di difenderla, perché mio padre mi aveva dato le parole. Cosa sono le parole? Ognuno di noi ha una sua fonte ispiratrice per quei sentimenti grandi che sono la giustizia, il rapporto con gli altri, il dovere verso se stesso, verso gli altri. 20 anni spaventosi, terribili. Pensate che alcuni braccianti in Salento capitò che morissero mentre tornavano a casa dopo una giornata di lavoro, per disidratazione lungo la strada. La paga di un bracciante era 12 litri di acqua in Puglia. E uno di questi braccianti capì una cosa importante. I padroni sono padroni perché hanno le parole. E decise di rubare le parole ai padroni, perché così avrebbe rubato il potere ai padroni. E si comprò un quaderno, e quando sentì una parola di cui non conosceva il significato, quasi tutte, scriveva volume uguale libro, e così di seguito. Quando arrivò in fondo a quel quaderno, scoprì che quel libro l'avevano già scritto, si chiamava Vocabolario. E il migliore in Italia ancora oggi l'aveva scritto uno del suo paese, Nicola Zingarelli. Ma lui, Peppino Di Vittorio, conquistando le parole e rubandole ai padroni, recuperò, perché ce le abbiamo tutti dentro queste cose, devi solo trovare, come dire, il cucchiaio giusto per andarle a tirare fuori, perché noi ce le abbiamo dentro. Tutte le regole, i codici del bene e del male, della giustizia, noi lo sappiamo che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Poi quello che diciamo è un'altra roba, ma noi lo sappiamo. Che cos'è il male? Lo ha detto meglio di tutti al mondo. Pensate, meglio ancora, non voglio offendere nessuno, anche se non sono credente, soprattutto per quello. Meglio dei 10 comandamenti, perché? Perché li ha sintetizzati. Ha detto uno scrittore meridionale calabrese, si chiama Corrado Alvaro, in un libro che si chiama L'uomo è forte. E lui ha scritto: il male sono le cose che si fanno di nascosto.
c'è altro da aggiungere. Non mi pare di trovare in altre lingue dialetti omme conseguenza. Conseguenza di che? Di quello che sai. Se non agisci in conseguenza di quello che sai, giusto, tu lo sai quello che stai facendo. Poi mi puoi contare tutte le palle che vuoi, ma tu e io lo sappiamo. A quella maniera, agendo di conseguenza, sapete cos'è questo agire di conseguenza? È la prima legge della storia dell'umanità. Adamo ed Eva vollero mangiare il frutto della conoscenza e da quel momento divennero colpevoli. Colpevoli di cosa? Di agire in modo diverso da quello che sapevano, giusto? Hai voluto conoscere il bene e il male, adesso se agisci bene lo sai che lo stai facendo. Se agisci male, lo sai che lo stai facendo. Prima, quando non sapevano, le loro azioni non erano né positive né negative, perché non sapevano se quello che stavano facendo era bene o male. La conoscenza ti dà la più grande responsabilità che si possa immaginare, ma anche la più grande libertà che si possa immaginare. E allora perché scrivo Terroni? Perché io credevo di sapere. Sono arrivati Garibaldi, Milleco, ci hanno liberato, noi eravamo poveri, arretrati, oppressi, curte, mire e malcavate. E ci hanno reso belli, almeno qualcuno sì, io lo specchio ce l'ho e faccio niente di niente, ricchi, siamo diventati la fine del mondo. Siccome, vi ripeto, non so fare niente, mi capitava di leggere molto. E leggendo scoprivi, e però quello lì è l'hanno ammazzato. Che aveva fatto? Niente. Come niente? Non potevo accettare l'idea che si ammazzasse qualcuno. E allora, per capire che non era vero, continuavo a studiare di più. E più studiavo, e più sapevo che ci avevano preso in giro. Garibaldi e mille dei suoi, abbattono in 3 mesi un paese di 9 milioni di abitanti, un esercito ben addestrato e ben armato di 100.000 uomini, altro che uomo ragno. Poi leggi che Garibaldi aveva 60 anni, soffriva di artrosi deformante, non che non poteva salire a cavallo, spesso non riusciva a camminare, dovevano fare la sediolina così per portarlo. Quindi va a suo onore, perché lui aveva, ci credeva in questo, ma mai mille. Ci stavano tedeschi, francesi, svizzeri, africani, statunitensi, inglesi, c'è gira voce che ci fosse persino qualche italiano. E che facevano? Erano mille, avevano 100 fucili. Avete visto su YouTube la vera storia dei mille di Paolo Gagliazzo? Scusate. La prima battaglia a Calatafimi, di fronte c'erano 3.000 soldati perfettamente armati e addestrati. Loro erano più 2.500 picciotti, che però erano armati alla peggio, fanno facce, porconi. E 100 fucili, 100 sparavano addosso a Nemì, e gli altri 900 che facevano? Gli sputavano addosso. Cioè, come hanno vinto? Comprando, chi di voi è il Juventino? Faccio uscire poco. Allora, la prima partita comprata fu a Calatafimi, perché si comprarono il generale borbonico, che fece suonare la ritirata quando i borbonici stavano vincendo. Poi andò in banca a scontare una fede di credito, un assegno, diciamo, di 14.000 scudi, e il cassiere disse: generale, 14, come 14? 14.000, guarda, c'ho qui la mia copia, che era la sua copia, l'originale, dice 14, l'avevano pure fregato. Dice: ma chi li ha dati? Me l'ha dato Garibaldi. Si erano comprati la partita, e il generale, quando vide che l'avevano pure fregato, morì di crepacuore. Altri generali fecero lo stesso, i soldati che volevano combattere reagirono, in qualche caso linciarono, fecero a pezzi il generale che gli impediva di combattere, perché sapevano di poter vincere. Così cadde il regno dei
due Sicilie. Con una se vi piace leggere, procuratevi un libro che si chiama Il Regno delle Due Sicilie e le Potenze Europee. Troverete tutti i documenti che attestano come la Gran Bretagna distrusse il Regno delle Due Sicilie, usando Garibaldi, che veniva definito, virgolette, un simpatico filibustiere, chiusi virgolette, e il Piemonte. Il Regno delle Due Sicilie era lo stato più solvibile del tempo. Il Piemonte era a pochi mesi dal fallimento, non poteva più pagare gli stipendi ai suoi dipendenti, agli impiegati statali, all'esercito. L'unica possibilità di non fallire era andare a rubare i soldi di qualcuno e si prese i nostri. Quando capisci questo, non ci credi. Io ho scritto e riscritto Terroni per 30 anni e non lo volevo consegnare all'editore. Finché per la terza volta l'editore mi letteralmente mi disipino adesso, molli il pupo e la fai finta. E così è uscito Terroni. È stata una sorta di autoanalisi. Si dice che ogni libro, di qualunque cosa parli, sia autobiografico. Adesso mi voglio rovinare, resti fra noi. Non lo raccontiamo in giro, tengo famiglia, il nipote crede che io sia una persona per bene. I miei libri si chiamano Elogio dell'imbecille, Elogio dell'errore, Trionfo dell'apparenza, Terroni, Giù al sud, il sud puzza, cioè, sono impresentabile. Se non fossi già sposato, difficilmente credo che una signora, una ragazza per bene potrebbe presentarmi in famiglia. Dice, che ha fatto quel verbo e tu questo mi vuoi portare a casa? Scherzi a parte, che vuol dire conquistare le parole? Significa conquistare la sapienza del bene e del male e poi valutare noi quanto valiamo, perché in quel momento tu sei il termometro di te stesso. Peppino in passato, figlio di mafiosi. Spiegò che per sconfiggere la mafia sarebbe bastato insegnare la bellezza. Chi impara la bellezza è difficile che faccia cose brutte. C'è un reddito al di sopra del quale nessuno finisce in galera. Voi siete tutti sotto quel reddito. Ecco perché state dentro. È così anche negli Stati Uniti. È così quasi ovunque. Negli Stati Uniti le galere sono piene di neri. In Italia le galere sono piene di meridionali. Per i 150 anni dell'Unità d'Italia sono state spese centinaia di milioni di euro. Quanti meridionali sono stati celebrati per i 150 anni? Uno. Ci è costato 5 milioni e mezzo di euro. Grazie a quelli l'Università di Torino ha riaperto il Museo Lombroso e hanno esposto il cranio di Giuseppe Villella di Motta Santa Lucia in Calabria. Il cranio grazie al quale un presunto scienziato, allora molto osannato fra i creatori della criminologia, Cesare Lombroso, in realtà si chiamava Ezechia, detto Cesare, dimostrò che i meridionali nascono delinquenti, sono criminali per patrimonio genetico. Voi dovreste costituire una delle prove. Lui spiegò che quel cranio aveva delle la fossetta occipitale che hanno solo i veri delinquenti. E ce l'avevano i meridionali, specialmente i calabresi, diceva lui. Poi fece un'altra indagine sul perfetto cretino e la fece in Valpadana. E dimostrò che in Val Padana ci stanno i perfetti cretini,
E al sud ci stanno i perfetti criminali. Quando morì fece l'autopsia e lui aveva, dimostrò l'autopsia, tutte le caratteristiche del perfetto cretino e del perfetto criminale. Era la prova vivente, no, perché era morta, ma insomma era la prova che quello che diceva avrebbe dovuto essere vero. Si viene educati a ritenersi meno, si viene educati a considerare se stessi dequalificati rispetto agli altri, e questo facilita un percorso umano che porta a sbagliare. E quando questo succede, per un meccanismo potentissimo della psicologia umana, ci si convince che questo è esattamente quello che meditavamo. Si chiama convincersi, ma non convincersi per prendersi in giro, convincersi sapendo che ogni uomo può fare quello che vuole. Pensate alla più grande impresa della storia dell'umanità, non mi dite qual è: scrivere la Divina Commedia, comporre Brigante Samuele, che per me ci siamo già, perché sono molto amico di Eugenio e li voglio un gran bene, scoprire l'America, Alessandro Magno, un capraio, la Macedonia era un regno di capraia, lo passò abbastanza rozzi, che riconquista tutto il mondo conosciuto allora. Andare sulla Luna, scoprire la penicillina, quello che volete. Sapete cosa hanno in comune tutte le imprese della storia dell'umanità? Una cosa: sono nate come sogno nella mente di un uomo solo, e poi sono diventate il progetto di una generazione, di un popolo, del mondo intero. Basta un uomo, uno solo, e il mondo cambia. Non è vero che la vita è finita, non è vero che io non posso, non è vero che gli altri sono più, non è vero che bisogna avere per fare, non è vero niente. Se guardate, tutte le più grandi imprese della storia dell'umanità sono state fatte da uomini che non avevano niente, e le hanno fatte. Provate a ripeterlo: non è vero, io ci ho messo decenni per capirlo. Peccato, mi sarebbe piaciuto capirlo prima. E poi ho cercato un modo per riassumere quello che avevo capito. Ve lo dico dopo in qualche altra maniera, magari con la musica. Nessuno ti fa più male di quello che tu gli permetti di farti. E sapete chi è il nemico che ti fa più male di tutti? Lo vedete nello specchio la mattina quando vi lavate i denti. Enrico Farina ha tenuto a precisare, con un intervento molto puntuale, come il lavoro letterario sia una opportunità in più che offre la struttura sant'angiolese. Presente all'incontro anche la consigliera regionale Rosetta D'Amelio, che ha ricordato nel suo intervento l'impegno per la struttura quando ha ricoperto l'incarico di assessore regionale alle politiche sociali. Anche al nord c'è interesse per i libri, e soprattutto una risposta per quanto è accaduto 150 anni fa circa. Cominciamo da... Cominciamo da 150 anni fa. Quello che è accaduto c'è, fa schifo. Ora, l'unità d'Italia si doveva fare, perché ogni volta che cade una frontiera tutti diventiamo più liberi, è un muro di carcere che cade, perché se tiri su un muro fra me e un altro vuol dire che di quello io ho paura. Per quello che...
Per quello state dentro, perché quelli che stanno fuori hanno paura. Per quello c'è un muro di Berlino, c'è Israele. Perché da quelli che stavano dall'altra parte noi avevamo paura e loro avevano paura di noi. Se cade il muro di Berlino, cosa succede? Il mondo non rischia più l'olocausto nucleare, perché non abbiamo più paura di quegli altri. Quindi era un bene che le frontiere che dividevano l'Italia cadessero, come un bene che cadano quelle che dividevano l'Europa. Le mie figlie, come tutti i ragazzi oggi, percorrono l'Europa come vogliono, con una moneta unica, e se si ricordano una carta di identità in tasca. Io, per il lavoro che facevo, quando giravo il passaporto, puoi pensare, oggi fa ridere l'idea, devo andare a Nizza Piglia per il passaporto. E se devo fare il chiesi in Europa, avevo, allora ricordi, tasca sinistra, franchi, tasca destra, marchi, lire, sterline, sta in un casino. Oggi chiunque la può percorrere come vuole. Cosa vuol dire? Che gli europei non hanno più paura degli altri europei. Guardate che le più grandi stragi del mondo le hanno messe in piedi gli europei. Solo nel secolo scorso abbiamo messo in piedi guerre e stragi che hanno fatto 200 milioni di morti. La più grande strage della storia dell'umanità. Oggi non ci sono più frontiere. Quindi va benissimo il modo in cui è stata fatta l'Italia, è orribile. Ma nemmeno quello è unico. Negli Stati Uniti l'unificazione è avvenuta in maniera, se vogliamo, ancora più sanguinosa. Pensate che sono stati sterminati più statunitensi che nelle due guerre mondiali messe insieme, nella guerra di secessione. La differenza dov'è? Che dopo aver fatto gli Stati Uniti, degli Stati Uniti un paese solo, sia pure federale, gli eroi del nord e del sud sono onorati alla stessa maniera. E così in Giappone stragi pazzesche, in Giappone si onorano gli eroi che hanno perso. In Giappone sono stati promossi dopo la morte, se può fare in Giappone, praticamente quasi tutti gli sconfitti della loro storia. Alcuni di questi sono stati deificati, vuol dire che hanno eretto dei templi agli sconfitti della loro storia, e li hanno eretti quelli che li avevano sconfitti. E come il nobile occupò per il nobile Saigo, avete visto l'ultimo samurai, il film, qualcuno di voi l'ha visto, bene. Il nobile occupò, era il modernista, è stata l'ultima guerra civile, chiamala civile, di una ferocia giapponese, contro il nobile Saigo, che rappresentava la tradizione. Sconfitto il nobile Saigo, il nobile occupò, ne fa recuperare il corpo, lo fa comporre e ordina al Giappone di rendere onori imperiali allo sconfitto. L'unità d'Italia è stata fatta in modo orribile, ma dopo averla fatta noi saremmo stati un paese unico se potessimo darci un appuntamento a via Garibaldi, angolo piazza Carmine Crocco Donatelli, oppure piazza Ninconanco, angolo via Cavour, per dire che tutti gli eroi della nostra storia sono nostri. E non c'è parte della nostra storia che deve essere dimenticata, vilipesa, di cui ci dobbiamo vergognare. Se c'è una cosa di cui davvero dovremmo vergognarci, è il modo in cui sarà fatta l'Unità d'Italia. Come viene presa questa roba al nord? Quando uscì Terroni, nessuno immaginava che esplodesse, è diventato il saggio che ha venduto di più nell'ultimo mezzo secolo, chi se l'immaginava. E una delle cose le fa che sente dovrebbe fare, mica perché sa come andranno. E la casa editrice, per capire chi cavolo se lo comprava, perché ogni un giorno sì, un giorno no, bisognava ristamparlo.
fece fare un'indagine di mercato e si scoprì che ogni due copie una se ne vende al sud e una se ne vende al nord. Che ha fatto l'unità d'Italia in questo senso, in quel libro. E una volta, cioè, mi è capitato al nord di vedere gente con gli occhi lucidi. In andare giù al sud, racconto di un episodio, ve li racchiude tutti, a Cisterna d'Asti, nella piazza d'armi del Castello, c'erano circa 300 persone, racconto di quelli che hanno fatto a Ponte Landolfo e Casalduni, un migliaio di bersaglieri circondarono i due paesi, 5.000 abitanti uno, 3.000 l'altro, stuprarono, torturarono, uccisero, rubarono, poi chiusero tutti nelle case e li bruciarono vivi. Non si sa ancora oggi quanto. Minimo 400, forse 1.500. L'unica cosa sicura è che si trovò una colonna di 3.000 profughi, ne mancavano 5.000 all'appello. Chi fece questo è la prima medaglia d'oro, colonnello Pier Eleonoro Negri, prima medaglia d'oro della storia dei bersaglieri, del corpo dei bersaglieri. Racconto questa storia, si alza un signore, gli tremava la voce, aveva gli occhi pieni di lacrime, si rivolge agli altri e fa: signori, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo ucciso, stuprato, derubato, massacrato, cancellato interi paesi. Io che portavo le figlie ad applaudire la fanfara dei bersaglieri il 2 di giugno. Ci noi abbiamo un compito adesso. Se volete me ne occupo io, domani affittiamo dei pullman e andiamo in questi paesi al sud a chiedere perdono. E io lo interrompo e dico: scusi signore, le fa molto onore quello che dice, ma la nostra Costituzione, nonostante le riforme a colpi di macete e di scarponati in bocca fatte dagli ultimi governi, conserva tracce di civiltà. Per esempio, la responsabilità è ancora personale. Significa che ognuno risponde solo delle sue azioni. Lei chi ha stuprato ultimamente? Perché? Perché non sa da sapere. Perché la cosa... Quando c'è un grande crimine, cosa succede? La vittima dà una violenza che non aspettava e che è enormemente superiore a quella che poteva immaginare, può difendersi in un modo solo, l'amnesia, dimenticare. Per questo spesso dei bambini molestati, delle donne violentate, dimenticano, rimuovono tutto. Quando ti senti di bene nel tuo libro denuncia? Quanto ti senti? Dipende nel tuo libro denuncia. Ribelli. Non sono ribelli. Ribelle è il modo in cui può essere percepita la cosa. Ma non c'è niente di più rivoluzionario, non sono parole mie, della verità. Per carità, tutte le verità sono perfettibili. La perfezione non è di questo mondo. Se dovessi scrivere Terroni oggi, ci cambierei sicuramente delle cose, perché nel frattempo sono uscite altri documenti, eccetera, eccetera. Ma ribelle è un modo di leggere una cosa. Ma chi lo fa? Non si vede tale. Io non sono ribelle, sto facendo il giornalista. Fa quel che deve, accade quel che può. Da quando ho scritto Terroni, io, prima di Terroni, ero un giornalista. Un giornalista italiano, vi dirò di più, non è che mi sto incensando da solo, manco degli ultimi, ho diretto alcuni dei più grandi giornali che ci stanno in Italia. Ho fatto di Biato, dei cosi in tutto il mondo, alla giungla cambogiana, a Timbuktu no, ecco, però come dire, dai premi Nobel, la prima intervista là che c'ha, cioè dal meglio al peggio, cioè, cosa vuol dire? Che io ho, quando ho capito questo, sapevo che dovevo dirlo, e se non l'avessi fatto cosa sarebbe successo? Lo chiesi al giovane premio Nobel della storia della letteratura, un grande,
morto purtroppo giovane, così intelligente da aver sposato un'italiana. Era russo ed era stato in carcere quando c'era l'Unione Sovietica per molti anni. La poesia cos'è? L'arte di dire il più possibile con il meno possibile. Quando Josip Bransky si chiamava, uscì dal carcere, fu espulso dall'Unione Sovietica, quindi venne cioè, lì chiesero di raccontare le sue prigioni. Quindi voi immaginate un poeta nel carcere, Sakharov, Solzhenitsyn, e lui disse, tutti si aspettavano lì pronto con i blocchetti alti così, perché troppo tempo, in troppo poco spazio, fine del racconto. Questo è un poeta. E allora mi raccontavo di questi, cioè, sai, si mi affastellano le cose dentro, non so manco da dove cominciare pure il mio lavoro. E lui disse: stai attento, questo vale per i popoli, per le persone, fra fratelli, genitori e figli, marito e moglie. Le parole non dette escono in nevrosi, ti marciscono dentro. E allora ho deciso che non volevo essere nevrotico e non volevo avere del marcio dentro. Il marcio sta tutto lì in quelle pagine, ma non è mio. Chiudo con due, lo faccio apposta, anzi sì, lo faccio apposta, diciamo lo faccio apposta perché mi vengono in mente, perché ci siete voi davanti a me e non c'è il corpo di ballo della scala, perché sennò magari mi verrebbero altre cose. Due dei più grandi esempi che si possano citare erano due carcerati. Cioè, chi di voi vuole cambiare il mondo? Come si cambia? Nelson Mandela ha cambiato il mondo rimanendo in carcere 40 anni. Dal carcere ha cambiato il mondo. Io comincerei dai cambi. Dai? Si butta il pane e la gente muore di fame. Un altro carcerato fu messo in carcere come Mandela, innocente. Il giudice non accettò le prove della sua innocenza, che erano palesi e pubblicate e note in tutto il mondo. Il vero colpevole confessò e il giudice, il procuratore, non accettò di acquisire la confessione agli atti del processo. Per cui, rifiutando questo carcerato, in realtà erano due, vennero condannati a morte negli Stati Uniti. Tutto il mondo si ribellò, scesero in piazza in un giorno 50 milioni di persone. Il presidente degli Stati Uniti disse: questo peserà sulla coscienza degli Stati Uniti per decenni. Einstein disse che il mondo non dimentichi il sacrificio di questi martiri. Erano Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Nicola Sacco, un uomo del sud, a Southman. Bartolomeo Vanzetti, un piemontese, un uomo del nord, a Markman. Il procuratore si chiamava Katzman. Nicola fu portato sulla sedia elettrica. La prima scarica non lo uccise, aumentarono la corrente, il voltaggio, e sopravvisse anche a quella. Avete visto il miglio verde? Lo arrostirono sulla sedia elettrica con la terza scarica. Prima di morire non maledisse i suoi assassini, sia pure con divisa, eccetera. Disse: voi appartenete alla classe degli oppressori, noi alla classe degli oppressi. Poi scrisse una lettera al figlio: andatevela a leggere. Credete, Cristo in croce non avrebbe scritto di meglio. Ricorda Dante, suo figlio, nel tuo cammino per la felicità, fai un passo indietro, tendi la mano al bisognoso, ascolta il perseguitato, dividi il bello con l'ultimo. Era un uomo che stava morendo innocente, e le ultime parole le ha spese per educare
incontro con gli altri e non per maledire. Oggi Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti sono stati riabilitati e lo Stato del Massachusetts ha chiesto perdono alla famiglia. Che il nome di Nicola nessuna stigma e nessuna onta pesi sui nomi di Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco e le loro famiglie. E sullo Stato del Massachusetts il governatore che fece questo era figlio di immigrati pure lui, ma anche il Dikekis era di origine greca. Sono morti in carcere e sono morti dando una lezione al mondo intero. Si può fare, si può fare. La musica nasce dal dolore. Dopo il 1860, in solo 9 anni, il Sud ha prodotto più di metà della musica del Settecento, che è stato il secolo più importante della musica, e ancora una volta dove l'hanno reinventata? A Napoli, grazie a un Tarantino, paesiello. Aspetta, c'è una serie di accordi, non so se la sai fare la sesta napoletana, è una serie di accordi che... Niente nella storia dell'umanità è stato inventato per descrivere il dolore musicalmente meglio della sesta napoletana. Gli emigranti che partivano raccontano così che facevano, cantavano il loro dolore, parte del bastimento. Arrivano negli Stati Uniti e trovano altro dolore, quello dei neri, e si mettono a suonare. Ma i neri hanno una scala di 5 note e noi di 7. Bisognava trovare un punto di incontro per suonare insieme. E inventarono una nota ponte che chiamarono la Blue Note e nacque il blues al nostro dolore. La palermitani di Sala Paruta invece andava a New Orleans ed erano i primi a partire con 70 musicanti di Sala Paruta, la banda di Sala Paruta. Ma a New Orleans non è che gli andava a Cristina Cozza, quelli che gliene fottevano, scusate. E allora si misero a improvvisare per capire che cosa gli piace. E inventarono il jazz. Lo hanno inventato gli emigranti italiani. Si è andato al Museo del Jazz a New Orleans. Tutte le prime linee delle tombe hanno nomi italiani. Il primo disco jazz della storia dell'umanità, Nick La Rocca, di origine all'Isle Jazz Band. Il figlio, ancora oggi, è uno dei migliori trombettisti del mondo. Ecco perché i più grandi jazzisti, i Crooner, gli Swinger, la Frank Sinatra, Michael Bublé, sono tutti di origine italiana. La musica è qualcosa che cola con il sangue, dalla ferita, nasce con il dolore. Ci sono degli strumenti musicali, voi avete possibilità, non avete strumento, nel senso proprio non materiale, più grande per lavarvi l'anima. La seconda tappa è la cornice che ha racchiuso tutta l'iniziativa. Stiamo parlando della casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, diretta in maniera efficace da Massimiliano Forgione. Un istituto moderno, vivibile, con tante occasioni di riscatto e crescita per i detenuti presenti. Risultati raggiunti anche grazie all'impegno di tanti agenti penitenziari, operatori e volontari. Una struttura che offre molto, dagli spazi colorati e accoglienti sia per i detenuti e le loro famiglie, ad una biblioteca ben fornita, ad una tipografia ben avviata, ad un ambulatorio sanitario attrezzatissimo, a luoghi esterni dedicati alla vigna e alla produzione di vino. Quanto ci è stato mostrato, accompagnando Pino Aprile in visita nei padiglioni, ci ha dato un riscontro di dimensioni di vita umana, pur essendo un carcere. È l'immagine di un Sud che è cresciuto, che si è saputo imporre in quelle eccellenze, segno di uno scatto d'orgoglio fatto di concretezza. La casa circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi ha un posto particolare in questa scala delle eccellenze, perché oltre a favorire luoghi e strumenti utili a scontare la pena in maniera umana, rappresenta una concreta possibilità di riscatto per una nuova e diversa dimensione nella società.